Roberto Castorina, mister del Signa, perché la trasferta ad Anghiari sancisce in maniera aritmetica la permanenza in categoria, 2-0 il risultato. Stagione salvata in queste ultime due partite importanti, sapevamo che si doveva soffrire fino alla fine, ne siamo stati consapevoli e bravi allo stesso tempo a migliorare negli ultimi 2 mesi. Sicuramente venire a vincere qua ad Anghiari non è compito assolutamente facile, era una piccola finale e direi che oggi hanno fatto forse una delle più belle partite a livello di concentrazione e a livello tattico di tutto l'anno, i ragazzi. Complimenti. Soprattutto dopo il gol del vantaggio, perché da quel momento lì non avete più concesso praticamente nulla alla Valdaccia. Sì, sapevamo, sì, dopo il gol ci sono stati almeno 15 minuti dove loro hanno alzato il baricentro, però era anche naturale, era logico, l'abbiamo abbassato leggermente noi, quei 5-6 metri, che ha portato un attimino più di sofferenza, però senza impensierirci con occasioni importanti. Poi pian pianino la partita l'abbiamo ristabilita anche sotto il punto di vista delle misure in campo e poi con gli spazi che avevamo e con i giocatori con caratteristiche così l'abbiamo chiusa. Quant'è la soddisfazione per questa salvezza e quant'è anche la gioia per averla festeggiata con tanti tifosi così presenti alla Saverio Zanchi? Grande soddisfazione dopo l'anno scorso che abbiamo vinto il campionato di promozione. E questa è stata un'altra soddisfazione sportiva, veramente da parte di tutti, da parte della società che è sempre stata vicino a noi e da parte dei tifosi che ci hanno sempre seguito in numero molto numeroso per queste categorie. Sicuramente è un punto d'appoggio il tifo Assignia che è molto importante per questa squadra. Mister Benedetti, prima di parlare della partita di oggi, ovviamente dobbiamo commentare quello che è il verdetto definitivo, nel senso la Baldaccia non è riuscita ad evitare i play-out e domenica se la giocherà in casa contro il Maliseti. Sapevamo che quello di disputare i play-out era una possibilità, purtroppo non siamo riusciti a fare punti a sufficienza nella stagione regolare. Ora affronteremo questi play-out domenica in casa, ci prepareremo al meglio per affrontare questa partita. Cosa non è andato oggi? Perché nel primo tempo comunque la Baldaccia ci aveva provato, poi una volta che ha subito il gol è sembrata come un pugile colpito, sbaglio nell'analisi? Ma sapevamo che in queste partite qua chi va in svantaggio poi diventa difficile. Abbiamo disputato un buon primo tempo, abbiamo creato più occasioni, potevamo essere più precisi sotto porta, abbiamo sbagliato per troppa frenesia. Poi sapevamo che con una squadra così, se si andava in svantaggio sarebbe stato difficile, poi da quel punto lì in poi non si è più giocato e era difficile, la palla era sempre alta, è diventata più una lotta che una partita di calcio, e si è fatto tutto più difficile, non siamo riusciti ad avere la lucidità giusta per risolvere certe situazioni. C'è un pizzico di rammarico in più considerando il fatto che la Baldaccio, se avesse centrato il successo, sarebbe salva? Sì, quello c'è, sapevamo, però purtroppo è andata così. Ora guardiamo avanti, guardiamo a domenica perché partita fondamentale, abbiamo 2 risultati su 3, anche se giocheremo come sempre per vincere, perché giocare per il pari diventa un'arma a doppio taglio, quindi ci prepareremo al meglio sia fisicamente sia mentalmente per affrontare questo playout. Importante ovviamente adesso mantenere la calma senza dimenticare la determinazione, però non bisogna pensare che sia finita oggi. Assolutamente, l'ho già detto alla squadra. Purtroppo il calcio è questo, quando sono arrivato sapevamo che c'era una situazione che si potevano fare i punti a sufficienza per salvarsi direttamente, ma era anche possibile disputare i play-out, perché poi dipende anche dagli altri. Ecco, quindi ora ci prepareremo al meglio e sono convinto che raggiungeremo l'obiettivo. Considerando che si giocherà il Saverio Zanchi, che oggi
erano più i tifosi del Signa rispetto a quelli della Baldaccio. C'è un appello che il mister Benedetti vuol fare agli sportivi anghiaresi per sostenere la squadra in quella che sarà la gara decisiva di domenica prossima? Sì, beh, mi auguro che il pubblico da parte nostra sia numeroso, anche se non siamo stati condizionati dal pubblico assolutamente, perché come ho già detto il primo tempo abbiamo fatto una buona partita, secondo me meglio noi di loro, siamo stati più pericolosi, meritavamo di andare in vantaggio, poi una volta subito gol diventava tutto più difficile, però ecco, mi auguro che domenica siano numerosi a seguirci.